Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi nuovo video, ci prepariamo insieme. Non sarà un video esclusivamente con novità o ripescati, sarà un po' un fritto misto. Io ancora non ho deciso in realtà tutti i prodotti che voglio utilizzare. Qualcosina sì, me la sono messa davanti, altre cose le sceglierò così random insieme a voi. Allora, direi di cominciare però subito perché non ho tantissimo tempo e vorrei registrarvi approfittando del fatto che oggi sono un po' più libera, è domenica, quindi posso fare le cose con calma, quindi voglio approfittare di questa cosa e voglio registrarvi anche un video in cui vi mostro una parte dei prodotti finiti. Quindi oggi cercherò di realizzare questa parte qui di registrazione video. Allora, io vi avevo mostrato a inizio mese i prodotti che avevo messo nella beauty bag per il mese di ottobre e i prodotti sono ancora quelli. Sto utilizzando, potete vedere che siamo arrivati quasi a metà, tutti i giorni. Per andare a scuola, Skin Realist di Nabla, mixato con il su primer classico di Overskin, che come potete vedere inizia sempre di più a avvicinarsi alla fine. Quindi oggi non voglio utilizzare questi due prodotti perché comunque appunto li sto utilizzando per il quotidiano. Mi sono preparata una spugnetta che voi vedete così, ma in realtà non è che è sporca, è tinta. Io le lavo le spugnette, però certe volte rimane la parte tinta macchiata e quindi non riesco a farla venire via. A proposito, se avete qualche trucchetto per pulire le spugnette, fatemi sapere perché può essere che io mettendo la spugnetta magari in lavatrice poi riesca a pulirla. Non lo so, non ho mai provato. Io le lavo nel lavandino e a volte però rimangono queste macchie. Comunque, il prodotto che voglio utilizzare oggi come fondotinta è un prodotto che ho scoperto l'anno scorso grazie alla mia amica Martina Vinai e ho utilizzato un paio di volte e mi è piaciuto molto. Sto parlando di questo prodotto qui di Bobbi Brown. È lo Skin Longwear Weightless Foundation con SPF 15. Io lo uso nella colorazione Warm Beige, che non è per niente warm, adesso lo vedrete, è una colorazione abbastanza neutra. Questa è una mini taglia, non si tratta del fondotinta intero, in realtà questi sono, se c'è scritto ve lo dico anche, ma mi pare di non vedere, non lo vedo. Ok, vabbè, non vedo la quantità, comunque non è la taglia di vendita classica ovviamente, ma è una travel size e mi piace tantissimo il fatto che ci sia la possibilità di comprarlo in taglia piccola, perché a volte compriamo tanti prodotti in taglia grande e poi non sappiamo più come smaltirli. A volte, insomma, soprattutto quando li vogliamo testare, le taglie piccole aiutano. La descrizione parla di un prodotto full cover. Io vi direi di no, nel senso che ha una buona media copresa e adesso lo applichiamo, così ci rendiamo anche conto, e mentre parlo lo vedrete anche. Ha una buona media copresa, ma non lo definirei proprio full. Tra l'altro, una cosa che è vera da claim è che il prodotto è molto molto leggero e oil free, quindi non contiene al suo interno degli oli che vanno a far durare di più la base, la rendono appunto un po' più opaca anche se naturale, e questa è una cosa che mi piace molto. Come potete vedere, appunto, la coprenza è comunque buona, è una buona media coprenza, ma va a uniformare ma non a coprire del tutto. Ecco, se avete delle magagne importanti sul viso, delle discromie importanti sul viso, non penso che questo sia il fondotinta adatto a voi, però per me, che non ho chissà che cosa da coprire, è perfetto. Tra l'altro, ora che lo sto riapplicando dopo un po' di tempo dall'ultima volta, insomma, è passato un po' di tempo da quando l'ho applicato, forse è passato un mesetto. Vi dico che secondo me, come tipologia, è anche abbastanza simile al nuovo di Huda Beauty che sta spopolando. Non dico che siano la stessa cosa. Io ne metto un altro po' nel frattempo. Non dico che siano la stessa cosa, attenzione, però come finisce, come risultato finale, me lo ricorda. Si può stratificare. Io adesso ne ho messo un altro po' perché mi serve per completare la parte sotto del viso, altrimenti c'è proprio uno stacco netto con il collo. Ma come potete vedere, in un attimo ho sfumato il prodotto e mi piace molto, questo è molto bello come fondotinta.
L'avevo un po' accantonato nell'ultimo mese perché comunque sto utilizzando per tutti i giorni quello di Nabla che vi ho fatto vedere e quando insomma avevo qualche occasione particolare ho utilizzato quello lì di Huda anche per provarlo, per insomma darvi poi una recensione, perché comunque per il momento vi ho parlato solamente di una first impression su quel prodotto, ma questo qui l'avevo un po' accantonato, ma è bellissimo, cioè questo penso che comunque in questa taglia piccola potrei anche pensare di ricomprarlo un giorno quando lo terminerò, quindi ottimo, super approvato. Come correttore invece nulla di diverso rispetto a quello che utilizzo per tutti i giorni, perché lo voglio terminare, e vado con questo qui di Espresso nella colorazione 1. Questo qui però mi sto trovando bene a stenderlo col pennello. Perché? Perché con il pennello si assorbe meno prodotto, quindi rimane più prodotto depositato sul viso e questo mi dà un po' di coprenza in più. Questo correttore non è proprio un correttore super coprente, non è un correttore leggero, acqua fresca, ma non è neanche una cosa coprentissima. In ogni caso io preferisco appunto col pennello, proprio perché così rimane un po' più depositato. Lo lascio un attimo così in modo che si addensi un pochettino e dopo quando lo andiamo a stendere non venga proprio via col pennello, e nel frattempo vi mostro i prodotti che ho deciso, mentre parlavo, ho deciso di utilizzare oggi. Allora, per quanto riguarda il bronzer e blush, voglio utilizzare, lo so che ve li ho mostrati già, però insomma sono prodotti che mi stanno piacendo, quindi non è che una cosa ve la mostro una volta e poi non la mostro più. Voglio utilizzare i prodotti di Dior. Questo è il Dior Maximizer nella colorazione bronze, che andremo appunto ad utilizzare come bronzer, e questo qui è nella colorazione rosy e lo andremo ad utilizzare come blush. Una volta poi settato il tutto, quindi settato con la cipria che sarà quella di Overskin, lei che sto utilizzando, anche se sapete che non mi piace, e io continuo a dirvi che questa cipria non mi piace, tra l'altro voglio vedere se riesco, ecco qua, così si vede, cioè guardate, praticamente è già quasi finita questa cipria, io ce l'ho in utilizzo da circa 3 settimane più o meno, bah sì, 3 settimane, 20 giorni, ed è già quasi finita. La voglio terminare perché non mi fa impazzire, la sto utilizzando su tutto il viso settata con il setting spray di Charlotte Tilbury. In realtà non so se oggi lo andremo ad utilizzare questo setting spray, perché comunque starò fuori poco tempo, però ecco. E poi vi dicevo, una volta settato tutto con la cipria, voglio mostrarvi questa palette qui di Pat McGrath. Ora, so che andrò contro tendenza perché comunque è una palette vecchia, è dello scorso Natale, non è nuova, non è una novità, probabilmente non interessa a nessuno questa palette, però poiché è una palette che sto utilizzando in questi giorni per truccarmi al mattino, mi sta piacendo molto, voglio realizzare un look con voi, cioè ho proprio voglia di utilizzarla oggi. Tra l'altro questi video devono essere anche uno stimolo a ripescare quello che avete nel cassetto, magari cioè, mi piace mostrarvi novità, sono la prima che registra video haul, registra video novità, sono delle tipologie di video che mi piace tantissimo registrare, però mi andava oggi di realizzare un look con questa palette qui e poi andare ad applicare anche questo blush qui per magari enfatizzare un pochettino quello di Dior, vediamo se ce ne sarà necessità. I colori sono questi, come vi dicevo la sto utilizzando tanto per andare a scuola al mattino e mi sta piacendo, quindi avevo proprio voglia di utilizzarla anche oggi. Poi se voi avete questa palette sentitevi liberi di ripescarla e nel frattempo sfumiamo il correttore, dicevo sentitevi liberi di ripescarla, di utilizzarla e darle amore. Se poi non la possedete, poiché sono colori abbastanza naturali, abbastanza anche comuni, non è che sono dei colori introvabili, io sono sicura che avrete qualcosa di simile nella vostra collezione e quindi riuscirete eventualmente a prendere ispirazione, se il look ovviamente vi piace, e a creare un look vostro. Quindi davvero non correte a comprare tutte le novità, lo so che diciamo tutti la stessa cosa e poi le compriamo tutti, io sono la prima. Perché sto facendo questo discorso? Perché ho visto di recente, sotto indicazione della mia amica Martina Minai, che l'ha visto insomma prima di me, ho visto il video, l'ultimo video, forse il penultimo, di C'era il Pandemonium,
e io amo Carlotta, la seguo da tanti anni e ha dato alcuni spunti di riflessione, con alcuni mi trovo, con altri no. Lei parla del fatto che ci siano tanti prodotti, tante uscite, nuovi brand e che lei abbia perso un po' l'interesse. Sì e no, secondo me. Innanzitutto perché è vero che lei, perdere di sé, è vero che lei forse ha perso l'interesse, però a lei tanti prodotti vengono anche mandati, quindi insomma ha perso l'interesse relativamente. Alla fine i prodotti li riceve, quindi, e ce li mostra, magari non tutti, ecco, non tutti quelli che riceve, però molti prodotti ce li mostra, quindi boh, non lo so, ha perso l'interesse nelle uscite che le mandano, ma noi che consumiamo non siamo obbligati a comprare, i brand producono, poi se uno vuole compra, se no no. Madonna mia, ma che oggi è il suo reggiseno che cade? Allora, vado con il bronzer e poi lo sfumo col pennello. Quindi ecco, secondo me il suo discorso regge fino a un certo punto, fatto da lei ovviamente. Io che compro tutto quello che vi mostro, vi posso dire che sì, a volte mi sento anche io un po' sopraffatta dalle uscite, e, però allo stesso tempo io non mi sento obbligata ad acquistare tutto quello che esce, tanto è vero che io non compro ovviamente tutto quello che esce. Chi ha un canale magari fa un discorso anche di contenuti, ci sta, quindi se una persona magari ha un canale, registra contenuti, ci sta anche che pensi ad acquistare le cose per registrare dei video, per fare delle recensioni, ma questo dipende da come uno vuole impostare il proprio canale. Il mio canale non è un canale focalizzato, cioè un pelo di pennello che si è staccato, ecco, focalizzato sulle recensioni, cioè il mio canale è un po' di tutto, porto quello che mi piace, quindi un giorno ci può essere il video haul in cui mostro tutte le novità che ho deciso di acquistare, il giorno dopo ci può essere il video sul progetto delle palette, poi ci sarà un video sui finiti, un video sui profumi, un video sulle palette, un video sui prodotti preferiti, Get Ready With Me, Beauty Bag, quindi il mio canale non è un canale di recensioni, il mio canale, cioè, o meglio, non solo, perché poi vi porto anche qualche recensione, il mio canale è un canale in cui io condivido quello che mi piace, punto e basta. Poi ci sono persone che stanno un po' più dietro alle novità e che quindi comprano, non dico tutte, ma quasi tutte, oppure proprio tutte le novità che escono, con lo scopo di recensirle, e non c'è nulla di male, cioè ognuno sceglie quello che vuole portare. Il consumatore, quindi voi che mi state guardando e che magari non avete un canale, è chiaro che non dovete, cioè non deve passare il nostro condividere con voi, la nostra passione non deve passare con un dovete comprare tutto quello che vi mostriamo. Deve passare come un io condivido con voi la mia passione perché mi piace truccarmi e mi diverto. Poi, se tu che mi stai guardando hai voglia di acquistare e di prendere cose, bene, sei libero di acquistare tutto quello che vuoi in base anche alle tue possibilità e alla tua volontà. C'è ancora il pelo del pennello. Se invece tu non hai voglia, non hai la possibilità, non devi sentirti obbligato, cioè qua nessuno obbliga ad acquistare. Siamo liberi di fare quello che vogliamo e per questo dico il suo discorso, secondo me sì e no. Anche perché è vero che i prodotti che escono sono tanti, è vero che siamo bombardati da uscite di continuo, che dopo una settimana un prodotto è già vecchio, non se ne parla già più, è vero. Però non è che ci hanno puntato una pistola alla tempia e ci hanno detto di acquistare tutto. Se i brand fanno uscire tutte queste uscite, perdonatemi la ripetizione, vuol dire che c'è qualcuno che le compra, altrimenti il mercato si fermerebbe. Io non penso che il mercato del beauty sia morto, anzi penso che il mercato del beauty stia fatturando come non mai, solo che dipende da noi se vogliamo o non vogliamo acquistare, non ci dobbiamo sentire obbligati, questo è. Io nel frattempo, avete visto, ho applicato il blush e il bronzer e vado con la cipria di Overskin, cambiamo argomento. Questa cipria ve l'ho mostrata diverse volte,
e vabbè, non mi piace, non so che cosa vi devo dire di più, non mi piace. Allora, apparentemente è una cipria sottile, sì, è una cipria bella, insomma, che non va a segnare, questo sì, è bella illuminante, assolutamente sì, ma su di me non funziona. Allora, è una cipria luminosa che non ha la pretesa di essere una cipria adatta a pelle misto grassa per settare il viso. Io la uso anche per settare il viso perché onestamente la voglio terminare quanto prima, perché proprio non mi è piaciuta, ma contemporaneamente non mi piace lo spreco. Quindi la metto sul viso, tipo come oggi è un'uscita pomeridiana, non fa caldo, quindi non ho il rischio che questa cipria mi faccia lucidare eccessivamente. Anche se mi vedete smanicata, oggi è il 20 ottobre, 21 ottobre, 20 ottobre, domenica 20. So che nel resto d'Italia ha fatto un macello, qui invece c'è il sole, penso che fuori faccia anche abbastanza caldo, metterò una giacchetta, ma penso che così sto bene. Comunque, dicevo, non starò fuori a lungo, è anche sera. E quindi questa cipria me la faccio andare bene. La sto usando anche di giorno, quando non devo stare fuori tante ore, e va bene così, la voglio finire. Dicevo inizialmente, non ha la pretesa di essere una cipria adatta a pelle misto grassa, questo sicuramente, però su di me non funziona neanche nel contorno occhi, mi fa entrare il correttore nelle pieghe. Io l'ho provata con diversi correttori, l'ho provata con quello di House Labs, l'ho provata con questo qui di Espresso, l'ho provata col correttore di Huda. La prima volta che l'ho provata mesi fa è stato con mesi fa, qualche mese fa è stato col correttore di Huda e non mi piace. Cerco di farvi vedere, anzi no, forse ve l'ho fatto già vedere. Comunque ecco quello che rimane. La terminerò sicuramente perché non è che ci vuole tanto a finire 3 grammi di prodotto. Allora, vado a realizzare le sopracciglia con il solito mascara di Astra che in questo momento non sto trovando. Eccolo, si era nascosto. E questo mascara ve lo mostro sempre perché per me è un prodotto che vale ogni centesimo, minima spesa, massima resa. Colora. Riempie i buchetti, colora anche la pelle, quindi non è un mascara che va a colorare solo i peletti, colora la pelle, quindi dà l'effetto di sopracciglia più piene e le tiene anche un pochettino in posa. Certo, non vi immaginate un prodotto tipo colla, questo no, però le tiene belle in ordine, belle sistemate e a me piace molto. E poi io con un unico prodotto, come vi dico sempre, faccio tutto e non ho bisogno neanche di prendere la matita. Questo è ancora il vecchio, adesso si chiama Geisha Brows, qua si chiamava ancora Eyebrow Lover Mascara. Figuratevi da quanto tempo ce l'ho, è ampiamente fuori PAO perché ha un PAO di 6 mesi, io forse ce l'ho da 3 anni, 2 anni, ma ancora funziona benissimo, non ho effetti negativi sul mio viso, quindi io lo uso fino a quando non finisce. È veramente un prodotto stupendo. E a questo punto io direi di utilizzare la palette di Pat per truccare gli occhi. Non la terrò in mano, anche se ha un bello specchio, ma non la terrò in mano perché pesa tantissimo. Però vi voglio far vedere i colori che voglio utilizzare. Innanzitutto prepariamoci i pennelli. Allora, io la sto utilizzando, vi dicevo, per tutti i giorni. Ho realizzato già diversi look con questa palette e mi piace tantissimo. Oggi vorrei realizzare uno dei look che ho realizzato di più ultimamente, proprio per farvi vedere quanto nella sua semplicità sia bella, e anche perché questo look ce l'avevo nell'ultimo contenuto verticale che vi ho portato, quello in cui vi facevo vedere la fine della matita di Charlotte Tilbury. E tante persone su Instagram mi hanno chiesto: ma con cosa l'hai realizzato? Che bell'ombretto! Forse anche qualcuno qui me l'ha chiesto. E comunque, vabbè, alla fine l'avevo realizzato con lei e avevo utilizzato questo ombretto qui, il primo, quello più chiaro, che vi faccio vedere adesso. Vi sembrerà niente di che, ma sull'occhio è stupendo. Allora, vado a realizzare una transizione con questo colore qua,
poi vado a scurire con questo e poi applichiamo questo shimmer qui. Vi ho detto i colori in modo tale che io la poso e posso truccarmi in, insomma, in tranquillità. Allora, torniamo nel frattempo, mentre realizzo il look, torniamo al discorso del video di Cheryl. Quindi, il mondo del beauty, dicevo, secondo me non è morto, anzi fattura più che mai. Poi c'è un altro discorso. Allora, Cheryl, e io non lo sto dicendo con una negatività, perché io veramente ho iniziato a truccarmi anche grazie a lei, a sperimentare con i colori tanto, anche grazie a lei. E, insomma, per me lei è una delle prime, anche più di Clio Makeup, per me, per il mio percorso con il makeup. Quindi non lo sto dicendo come critica verso la sua persona, ma è un, diciamo, voler dire la mia. Lei ha uno stile molto particolare, look molto forti, molto decisi, non è proprio in linea, diciamo, con la moda del momento. Quindi ci sta che lei veda quello che le piace essere un attimo messo da parte, e ci sta anche che sia in disaccordo, per carità. Però c'è da dire che questo non vuol dire che stiamo seguendo tutti quanti la stessa moda, che quindi ci stiamo tutti quanti omologando. Le mode sono sempre esistite. Quando andavo a scuola io, faccio per dire, lo dico adesso, io sono una docente, quindi vedo i miei studenti, e quando andavo a scuola io, ad esempio, mettevamo tutti quanti i pantaloni a vita bassa. Allora era una moda, eravamo tutti omologati, probabilmente sì, ma nessuno ha mai visto la moda come qualcosa di negativo. Poi si portavano i pantaloni a zampa, si portavano i pantaloni a vita alta, si portavano i pantaloni a vita bassa, cioè sto facendo degli esempi. Questo non vuol dire che ci omologhiamo e siamo tutti uguali, perché poi ognuno ha la volontà e ha la possibilità di scegliere di vestirsi in modo diverso dalla moda. Però le mode, le tendenze non vogliono dire necessariamente omologazione, sono delle mode, vanno e vengono e a volte ritornano. Ad esempio anche le sopracciglia, ne parlavamo anche con altre amiche del gruppo beauty. Quando ero piccolina io si portavano le sopracciglia molto sottili e io stessa me le sono un po' rovinata con questa cosa. Poi si sono portate le sopracciglia molto spesse, poi le sopracciglia pettinate con la colla tipo Lupo Lucio, cioè abbiamo passato un sacco di mode. E questo non vuol dire omologarsi, questa è la moda, poi uno può scegliere se vuole seguirla o no. La moda di adesso è una moda che punta a un look più pulito, linee sottili, linee essenziali, base leggera. Io intanto vado con la colla della NYX. E questo non vuol dire che quelli che seguono questa moda si siano tutti omologati. Semplicemente, cioè, non lo so, non so se mi sono spiegata. Le mode non vanno viste in modo negativo. Poi magari ci trucchiamo tutti alla stessa maniera, sì, però non c'è niente di negativo, è sempre stato così. Certo, poi se una persona ha una personalità diversa e vuole fare un look diverso, vuole vestirsi in modo diverso, è libero di farlo. Però poi deve accettare anche che la maggioranza vada per seguire le tendenze. Io posso andare contro tendenza, fare una cosa che è fuori dagli schemi, chi è che mi viene a dire di no? Insomma, per fortuna almeno questo ancora lo possiamo fare. Io vado con l'ombretto luminoso, guardate qua che roba. Per fortuna, dicevo, almeno questo ancora lo possiamo fare. Poi devo accettare però che magari non sarò seguita dalla maggioranza, perché la maggioranza seguirà la moda. Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Intanto un momento di contemplazione per questo ombretto, perché è meraviglioso. Guardate, allora, dalla cialda cosa sembrava, e guardate adesso che sto applicandolo. È un ombretto con una base trasparentina, quasi rosa chiaro trasparente, con dei glitterini rosa, e guardate che cangianze anche sul verde.
Bello, meraviglioso, bellissimo. Questo è un ombretto che in cialda non dice niente, ma poi quando lo applicate, babum. Applico con voi, e questa è l'ultima cosa che faccio, poi vi lascio un attimo per finire di realizzare il look e poi ritornerò. Applico con voi il blush, così poi chiudo questa palette e vado ad applicare questo colore qui, che è il blush Nymphette, la colorazione Nymphette. I blush di Pat McGrath sono stupendi. Vado semplicemente un pochettino a riprendere il colore che avevo applicato con Dior. Bello, mamma mia. Poi questo non è neanche proprio opaco opaco, ha una leggera satinatura e secondo me si abbina benissimo al look che ho realizzato. Stupendo. Allora, vado a finire di realizzare il look occhi con matita, eyeliner e mascara e poi torno da voi, perché per le labbra voglio applicare, sulle labbra voglio applicare un prodotto che non penso di avervi fatto vedere, o forse sì, ve l'ho fatto vedere, ma parecchio tempo fa. Eccomi di ritorno. Come vi dicevo, ho applicato la matita marrone e eyeliner marrone e poi mi è venuta la voglia di riapplicare il mascara di Espresso, che questo è quello marrone, per dare un effetto, diciamo, un po' più naturale alle ciglia. L'anno scorso il mascara marrone è andato super di moda, quest'anno pare che, insomma, non l'ho sentito nominare tanto, però stanno andando di moda i mascara colorati. Allora, per le labbra vado a contornare con questa matita qui di Nabla, che è vecchissima, non si troverà sicuramente più, è la Velvet Line colorazione Melrose. Faccio un contorno, cerco di essere abbastanza precisa. Ho realizzato un contorno più o meno preciso. Ho applicato anche un po' di matita negli angoli e al centro vado con questo colore qui, che è un rossetto di Givenchy, però non è proprio un rossetto liquido classico, sicuramente ve l'ho già mostrato, io questo qui l'ho acquistato per colpa della mia amica Michela Di Maio. Si chiama Le Rouge Interdit Cream Velvet, si tratta di un rossetto liquido con effetto vellutato, sì, appunto velvet, tipo effetto coreano. Non vi fate spaventare, come vi dicevo la prima volta che ve l'ho mostrato, dal colore che c'è fuori, perché è molto più acceso di quello che poi in realtà è il prodotto, anche se sì, è un color rosso desaturato. Allora, l'effetto sulle labbra è molto comodo, molto sottile come prodotto. Questo è uno di quei prodotti che vedete va a dare un effetto tipo labbra coreane, vellutato, cipriato, ecco. Quindi adesso è ancora bello liquidino, ma quando si asciugherà poi ci sarà questo effetto bello cipriato, asciutto, che è andato di moda per diversi mesi, in estate, prima dell'estate. Adesso, diciamo, vedo un più un trend di labbra glossy. Comunque, come vi dicevo prima, ecco, le mode vanno, girano, tornano, proprio alla fine ognuno fa quello che gli pare. Allora, spero che il look vi sia piaciuto, io insomma sono soddisfatta di questo risultato. L'unica cosa che mi manca e che mi dimentico sempre, poi mi viene in mente con voi alla fine, è un po' di illuminante. L'altra volta vi ho fatto vedere che applicavo quello da questa palette di Hourglass. Adesso vi faccio vedere un altro illuminante che mi sta piacendo, ma questo poi sarà un altro discorso da affrontare in un altro video. Preso da questa palettina viso di Dior, dove c'è il blush e l'illuminante. Questa è la colorazione Dior Riviera. Prendo solo l'illuminante, carino, cioè nel senso non è un illuminante da imperdibile, però non è male, vedete, molto discreto per un effetto così, ci può stare, sì, dai, carinissimo. La base è bella per il momento, poi vi faccio vedere che la cipria rovinerà tutto, anzi ve lo posso pure già far vedere, vedete come mi è entrato il correttore nelle pieghe, vedete, questo con altre ciprie non mi succedeva. Comunque,
lasciamo perdere, andiamo avanti. Grazie per essere arrivati fino a questo punto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che questo look vi sia piaciuto, anche se non è proprio un look classico autunnale, però è, insomma, sono dei prodotti che sto utilizzando, a parte il rossetto che l'ho ripescato adesso, sono prodotti che sto utilizzando nel quotidiano e mi piaceva mostrarveli. Vi auguro, insomma, una buona serata, una buona giornata in base al momento del giorno in cui starete guardando questo video, e vi aspetto in un prossimo contenuto.